da noi è miseria, in Sicilia c'è la miseria ormai, perché eravamo abituati a non averle il lavoro, ne avevamo poco, ora non abbiamo neanche più quello, ora è diventata miseria nera, grande criminalità, la mafia se n'è andata, ve l'abbiamo data un po' a voi che avete un po' più di soldi, vengono qua negli appalti, le vostre cooperative vengono a fare da noi le autostrade, io vedo CMC, cooperativa di Ravenna, che vengono a fare le autostrade da noi, e questo è uno scambio che tutta l'Italia si sta dando. Però il problema rimane che questo paese non può essere lasciato in mano a questa gente. Non può essere lasciato in mano a loro e noi non dobbiamo dire nulla. Allora vi dicevo, la politica che educa. Io non voglio essere educato da una posizione di partito. Il partito dice che sugli immigrati dobbiamo togliere il diritto alla cittadinanza. Il partito dice che sul reddito di cittadinanza non va bene perché non ci sono le coperture. Il partito dice, ma i cittadini che dicono? Cosa dicono? Io sogno un paese dove i cittadini educhino i partiti all'interno del Parlamento, che dicano a loro cosa devono fare. È la differenza, la grande differenza che dobbiamo portare dentro. Allora, il Movimento 5 Stelle è un veicolo. Poco fa sentivate Di Maio cosa ha detto. Il Movimento 5 Stelle esisterà fino a quando non sarà ripristinata l'onestà in questo paese. E io con Max, quando ogni tanto ci sentiamo al telefono e chiacchieriamo, diciamo la stessa cosa, il Movimento 5 Stelle è un progetto a termine. È a termine, è a finire, finirà. Un giorno torneremo alle nostre vite normali. Perché io non ho più una vita normale, io non vedo più i miei cari, non vedo più la mia famiglia, sono sempre in giro come tutti quelli che stanno intraprendendo questo impegno. È un impegno gravoso, è ovvio. Però sto dedicando una parte della mia vita a questo paese. Poi toccherà a voi, toccherà a tutti. Però sarà a termine, perché quando sarà ripristinata quell'idea di onestà, quando sarà ripristinato finalmente il concetto che un amministratore ascolta i cittadini, allora non ci sarà più bisogno, perché finalmente avremo risolto quel problema della rappresentanza, che non è più la delega, ma è la democrazia partecipata. Democrazia partecipata è un termine difficile, spesso l'abbiamo letto in tutti i programmi di chi si presenta in qualunque tipo di elezioni. Lo vediamo nelle elezioni comunali, lo vediamo nelle elezioni regionali, anche a livello nazionale. Democrazia partecipata è diventata una parola vuota, è una parola talmente vuota perché ormai è stata svuotata di significato, perché nessuno l'ha mai messa in pratica. Allora cosa significa? Io ogni tanto incontro degli anziani siciliani che mi dicono, ma che minchia vuol dire sta democrazia partecipata? Me lo chiedono, sono anche, ma è una nuova tassa? È qualcosa che mi toglierete? No! Mi dovete fare lavorare, ma io sono già in pensione. No, no, lei non lavorerà. E glielo spiego perché a me piace semplificare i messaggi. Io voglio parlare con le persone perché mi devono capire. E allora gli dico, la democrazia partecipata è la risposta a questa domanda. Il comune nel quale lei vive, il suo sindaco, gli ha mai chiesto se lei era d'accordo a come si stessero spendendo i soldi della pubblica amministrazione? E la risposta è sempre no. Ecco, questa è la democrazia partecipata. Il sindaco gli chiede, dobbiamo spendere 400.000 euro per fare questa strada asfaltata, sei d'accordo? E tu gli dici, no, io vorrei completare la scuola pubblica così mio nipote magari va lì. Non mi interessa niente di quella strada, vorrei fare un parco. Vorrei cominciare a pensare ad un sistema di trasporti migliore, vorrei cominciare a immaginare una comunità che si muove meglio. Questa è la democrazia partecipata, non è nient'altro che questo. Allora, quando gli spieghi questi concetti, poi la gente si comincia a ragionare, ah, ma questa è una cosa interessante. Certo che è interessante. E in altri paesi la fanno come prassi logica, come una cosa normale, ormai è 20 anni che la fanno. Da noi ancora non esiste. Allora l'impegno che dobbiamo avere come cittadini è quello di cominciare a creare dei gruppi di discussione su queste cose. Io lo capisco, vi sto chiedendo di cominciare a lavorare, però se stasera siete qui significa che qualcosa dentro ce l'avete, significa che qualcosa non va in questo momento nella vostra vita, che significa che qualcosa dentro di voi vi sta urlando, che quel delirio di partecipazione che dura 3 secondi all'interno della cabina elettorale nella quale scegliete per quale partito votare è troppo poco, e avete una voce dentro che vi dice non basta, non basta, non basta, devi fare di più. E questo fare di più è questo, mettersi assieme ad altri, cominciare a ragionare sui problemi. Per questo vi dico di abbandonare le polemiche, polemiche ce ne sono sempre state, e invece di cominciare a costruire un'idea di regione in questo caso migliore, ma anche un'idea di nazione migliore.
Italia 5 Stelle sarà un momento di grande crescita culturale, perché parleremo dell'Italia che vorremmo. Parleremo delle regioni che vorremmo, perché ci saranno gli stand delle regioni. E questa cosa ci darà la possibilità.